doveva esserci anche Sajid Ali Sadpara in questa spedizione, ha avuto dei problemi all'Everest. Sì, Sajid doveva ed era sulla carta e nei permessi il quarto componente ufficiale, io, Abir, Alex e Sajid. L'unica cosa che Sajid ha avuto questo inconveniente, un burnout mentale non da poco. Proprio oggi ho parlato con il Pakistan, di Dar Ali, che è il mio cuoco storico del Pakistan, per sapere un po' più di informazioni. Adesso mi diceva anche lui che Sajid avrà bisogno di riposo, spero che lo lasciino tranquillo e non ci sia la voglia di andare ancora con telecamere e microfoni a chiedergli come mai cosa è successo, perché è evidente, dal nulla, dall'essere il figlio di un pastore nella regione di Satpara, dove c'è questo lago, si è trovato di fronte alle telecamere e diventare famoso. E probabilmente secondo me non ha retto non solo questo, ma anche lo shock di aver visto suo papà per l'ultima volta e aver trovato il corpo lui stesso un anno dopo, in condizioni difficili. Quindi mi spiace per quello che è successo. Subito ho detto anche già in Nepal: toglieteli dalla testa che bastino pochi giorni per venire al Manaslu. Non voglio essere io un altro agente di stress. Mi auguro solo di recuperare velocemente e di poter iniziare una sua carriera autonoma, non come il figlio di Ali Sadpara, ma come Sajid Sadpara.